Allow me to introduce myself. My name is Mal Reynolds. Mi chiamo Mal Reynolds e sono un corniciaio inglese specializzato nella incorniciatura conservativa. Scrivo regolarmente articoli sulla rivista Art Business Today e sulla rivista Four Walls. Tengo delle lezioni all'Università di Lincoln sul tema della conservazione di oggetti di interesse storico. Sono stato invitato in Italia dalla Rinaldin per effettuare una serie di video sulla incorniciatura conservativa. La serie è composta da 14 video, come appare in questa tabella. Questo è il video numero 1. L'incorniciatura conservativa indica i metodi, le regole, le tecniche ed i materiali da utilizzare per incorniciare quadri su carta di elevato valore artistico, storico o affettivo, per i quali la cornice deve avere come scopo principale la protezione e la conservazione in un lungo arco di tempo, di almeno 20 anni. La funzione decorativa della cornice passa così in secondo piano, anche se il risultato ideale sarebbe quello di conciliare la finalità conservativa con un gradevole aspetto estetico. In tutti i video di questo corso, per ragioni di facilità, utilizzeremo il termine stampa per indicare il quadro di carta che viene incorniciato. Una regola fondamentale dell'incorniciatura conservativa è che se per una qualsiasi ragione la stampa dovesse essere tolta dalla cornice, dovrebbe poter essere riportata esattamente al suo stato originale, senza aver subito alcun danno ed alcuna alterazione. Il deterioramento della carta si manifesta in vari modi. Non esistono procedure per eliminare il deterioramento, ma l'incorniciatura conservativa però può contribuire a rallentarlo. Vediamo quali sono i più comuni difetti che è possibile individuare su una stampa antica. Scoloritura e sbiadimento dei colori. Questo danno è provocato dall'esposizione alla luce ed è purtroppo un danno irreversibile. Le luci più dannose sono la luce solare, diretta o indiretta, e quella delle lampade fluorescenti. Se il quadro è esposto a queste fonti luminose, subisce delle alterazioni chimiche che, oltre a far sbiadire i colori, possono nel tempo rendere la carta più fragile. Ondulazioni ed increspature. La carta tende ad espandersi con l'umidità ed a restringersi con il calore. Se la stampa incorniciata non trova spazio per espandersi, tenderà a sollevarsi formando delle increspature. Macchie di colore rossiccio. Non se ne conoscono esattamente le cause, ma non è comunque possibile eliminarle. Macchie scure sulla stampa. Possono essere di vario genere e spesso sono causate da precedenti incorniciature effettuate con sistemi non adatti. Tipica macchia è quella dovuta agli acidi del passepartout migrati sulla stampa. Deterioramento e disfacimento. Si verificano particolarmente quando la carta è composta da cellulosa di legno, come quella dei giornali. Il deterioramento è accentuato in presenza di luce, umidità e temperature elevate. Abbiamo visto che l'incorniciatura conservativa si propone di proteggere la stampa incorniciata per almeno 20 anni in condizioni normali di conservazione. Ora vorrei spiegare cosa si intende per condizioni normali. Il quadro non deve essere esposto alla luce solare. Abbiamo visto che la luce solare crea un danno irreversibile. Il danno è proporzionale al tempo di esposizione e all'intensità della luce e si manifesta in vari modi. I componenti di cellulosa si sbiancano, ingialliscono, si scuriscono e diventano fragili. La luce solare fa sbiadire i pigmenti e li altera. Per esempio, i colori verdi tendono a diventare blu. La temperatura dovrebbe essere stabile tra i 10 e i 25 gradi centigradi. I musei generalmente tendono a stabilizzarla intorno ai 18 gradi, ma questo non è sempre possibile in un'abitazione. Con una temperatura eccessiva le reazioni chimiche sono più veloci. Fluttuazioni tra la temperatura massima e minima causano allargamenti e restringimenti inopportuni della carta, con conseguenti increspature e rigonfiamenti. Bisogna innanzitutto spiegare che l'umidità relativa è la percentuale di vapore acqueo che si trova nell'aria ad una determinata temperatura. La percentuale di umidità relativa dovrebbe rimanere costante tra il 40% e il 60%.
Se aumenta al di sopra del 60%, la carta tende ad allargarsi. Inoltre si creano le condizioni che facilitano l'insorgere di muffe e di infestazione di parassiti. Se diminuisce al di sotto del 40%, la carta tende a restringersi. L'umidità relativa troppo bassa può causare lo sfaldamento e la screpolatura della tela dei dipinti, la deformazione del legno se l'opera d'arte è su tavoletta. L'associazione inglese Fine Art Trade Guild fornisce delle informazioni e istruzioni utili per la conservazione delle opere d'arte. Troverete tutti i prodotti per l'incorniciatura conservativa nel sito www.rinaldin.it.